Sindaco Cialente, 5 anni dal terremoto, l'occasione per fare il punto della situazione, una presenza importante, degli impegni importanti da parte del sottosegretario Legnini. Ma guardi, un po' era necessario farlo, era dovuto a 5 anni che è un lustro, no? Una scadenza importante, però si è reso necessario anche per, a parte l'attacco dopo le vicende dell'8 gennaio, che quelle indagini si stanno giustamente sgonfiando perché la magistratura quando poi lavora bene, ma soprattutto per un attacco che era stato inviato alla città, di una città del malaffare, del magna magna, dove non si faceva niente, si spendevano soldi. Oggi abbiamo dimostrato che la ricostruzione è partita, la ricostruzione va avanti molto velocemente, che forse è la ricostruzione più veloce nella storia dei terremoti, anche quella che sta costando meno rispetto alla previsione o quello che si era chiesto, quindi abbiamo una serie di best practice. Abbiamo dimostrato e individuato anche gli errori che sono stati commessi e che riteniamo non si debbano più commettere in alcuna occasione, ma abbiamo dimostrato anche che siamo nell'ambito del cronoprogramma e che sta andando bene. Abbiamo dimostrato anche, dati alla mano, che il nostro comune, con lo stesso numero di personale, addirittura di meno di quello di città come le nostre, sta affrontando l'ordinaria amministrazione di una città e contemporaneamente gestisce la più grande emergenza degli ultimi 100 anni, perché c'è solo un precedente di Messina. Quindi abbiamo detto le verità e assunto gli impegni. Noi finiremo l'asse centrale, il cuore del centro storico, buona parte del centro storico, entro il 2016, la prima metà del 2017, e adesso con il governo deve fare battaglia in Europa per trovare i soldi e poi delle norme per maggiore trasparenza della ricostruzione privata, risolvere il problema e far rientrare i commercianti al centro storico. Questo è il problema più grosso che abbiamo adesso, attraverso una serie di norme e facilitazioni per costoro, e poi soprattutto fare norme tali per cui nei tempi della nostra ricostruzione non permetteremo a nessuno di creare ostacoli, se non essere le imprese che verranno a lavorare, sia i progettisti o sia i nostri stessi uffici. L'idea, Sindaco, anche di un lavoro di squadra, abbiamo visto relazioni da parte dei dirigenti chiave dell'ente comunale. Ma qui c'è stato un lavoro di squadra. Devo dire che all'inizio le cose non andavano bene perché il tipo di governance non andava bene. E noi abbiamo retto abbastanza, oggi si è creata una bella squadra che parte dal DISET a livello centrale, passa con gli uffici speciali, con i comuni, il comune è l'Aquila, la squadra c'è e sta correndo. Anche i cittadini devono cominciare a fare la loro parte, dalle piccole cose contribuire alla raccolta differenziata, cominciare ad esempio ad accelerare rientro a casa una volta che finiscono i lavori e così via, e dobbiamo metterci a tutti quanti tutta. E sto notando una cosa molto bella, me lo faccio dire, che i giovanissimi della città, io parlo degli under 30, laureati o studenti a fine corso, che stanno puntando molto su se stessi con una serie di proposte e di idee che danno il senso da un lato di una generazione che finalmente ha capito che deve puntare su se stessa, ma anche di questa voglia aquilana di farcela. Le nostre associazioni culturali, le nostre politiche sociali, credo che la città ce la stia facendo, e lo dico, c'è un dato: noi abbiamo perso 1600 persone. Sono soprattutto anziani che sono costretti in questo momento a risiedere fuori per motivi anche di salute, di assistenza, di famiglia, ma che torneranno qui. Sottosegretario Legnini, quindi risorse finanziarie e un quadro normativo per quanto riguarda il terremoto dell'Aquila. Sì, a 5 anni si chiude una fase fatta di cose importanti, di un lavoro straordinario, enorme, dall'emergenza all'avvio della ricostruzione, se ne apre un'altra. Questa nuova fase che abbiamo di fronte dovrà essere fatta di certezze, e le certezze riguardano le risorse, riguardano le norme, riguardano le regole, riguardano un arco temporale sostenibile, capace di rispondere alle attese lunghe dei cittadini e delle imprese di questo territorio.